modi per... Sì, perché molti di Mille modi per morire sono anche storie dei Darwin Awards. Sono anche storie dei Darwin... Sì, lui aveva vinto, ma un sacco d'anni fa, non mi ricordo, adesso una vita fa. C'è quello che ha fatto il giocoliere con le motoseghe accese, che è rimasto tranciato. Quello che per guardare all'interno di serbatoio di un'automobile, per guardare all'interno di un serbatoio di un'automobile che era difettoso, ha guardato dentro con l'accendino e gli è tipo esplosa la faccia perché c'erano dei vapori che esalavano. Ci sono tanti ragazzi di quelli che sono morti in maniera particolarmente strana, particolarmente buffa. Di fatto, vediamolo, ma vediamolo, non è che ci sono i video. Non è che ci sono i video. Dovrei trovarti Darwin Awards ITA. Vediamo un po' se trovo qualcosa. Se trovo qualcosa che magari si possa raccontare. Stai buono tu. Non ce ne sono tante che Le 10 morte più assurde dei Darwin Awards. Ho trovato qualcosa qua, vediamo un attimo cosa viene fuori. Il terrorista taccagno. Se devi inviare un plico esplosivo, è bene sapere come funzionano le poste. La storia tragica dell'iracheno Kail Rajanet, il quale, volendo mandare una bomba tramite lettera, non si decide ad affrancarla con numero sufficiente di francobolli. L'audio c'è, ragazzi, è tornato. E non contento indica il proprio indirizzo, così la lettera torna indietro al mittente, che manca a dirlo, la apre e si fa saltare in aria da solo. Ecco, questo qua, vabbè, anche i terroristi possono entrare nei Darwin Awards. Un big bang, grazie per i sei, anche i terroristi possono entrare. Quando si dice voler testare con mano. In Inghilterra il giovane Darren venne trovato morto con uno squarcio sul petto. La ferita sembrava essere autoinferta, ma non si capisce il perché. Solo analizzando la giacca che ha indosso si comprende che Darren stava provando il suo nuovo tessuto antipugnale. Forse in questo caso fidarsi sarebbe stato meglio. Praticamente lui sosteneva di aver creato un tessuto contro le pugnalate, si è pugnalato, il tessuto non ha funzionato, lui è morto. Disha, grazie per la sua. Forse sarebbe stato meglio testarlo su un manichino prima, magari. Negli Stati Uniti un uomo ha un'idea geniale. Perché usare una maschera per fare una rapina quando ci si può dipingere il viso con una bomboletta spray? Così fa il nostro eroe e porta anche a termine il colpo. Peccato muoia poco dopo, intossicato dalla vernice. Vabbè. Quantomeno la rapina l'ha fatta, eh? Quantomeno la rapina l'ha fatta. Ancora in Inghilterra, un altro caso di disattenzione e stupidità. Philip è un 60enne che viene curato in ospedale per una fastidiosa malattia della pelle. La sua terapia consiste nell'applicazione di una crema che ha come ingrediente principale la paraffina, materiale altamente infiammabile. Cosa fa il nostro eroe? Avete indovinato. Si accende una sigaretta e nello spegnere il mozzicone prende fuoco. Questa meno. Questa la meno, dai. Questa la meno. Imbecille, ma meno di quello del terrorista con la busta. Ci spostiamo in Corea del Sud, dove un uomo sulla sedia a rotelle, comprensibilmente stizzito dopo essersi visto chiudere le porte, ha iniziato a tempestare dei pugni e spingervisi contro. Inevitabilmente le porte si aprono facendolo precipitare nel vuoto. Questa è quella che vi ho raccontato 2 secondi fa. È la volta del Canada dove si consuma la tragedia di uno stugo letale. Questo qua è quello che mi ho raccontato di quello che ha sfondato il vetro. Che l'ho raccontato prima che l'ho sfondato il vetro. Fino a un certo punto questa l'abbiamo pensato un po' tutti. Perché non allacciare direttamente la propria casa a quei grandi tralicci che trasportano l'energia elettrica? In fondo basta solo una scala sufficientemente lunga e un cavo della stessa misura. Sì, però meglio evitare di compiere l'operazione durante un temporale...
Ma sei cretino! Ma stavi lasciando un filo elettrico su un traliccio durante un temporale! Ma scusa, ma è ovvio che... Questa non la conoscevo! Questa non la conoscevo! Non aveva studiato molto la fisica, quest'uomo! Sembra che questa categoria sia particolarmente afflitta da tare mentali. In Palestina, per esempio, un gruppo di tre terroristi venne spazzato via dalla propria bomba con timer solo perché si erano dimenticati di aggiornare il timer all'ora solare. Giugino, grazie per gli 11. Mirko, grazie per i 16. Effettivamente devo ammettere che anche questa è interessante. Grazie Marisa Palatini. In Croazia un uomo si è improvvisato artificiere per un nobile scopo, produrre fuochi d'artificio in vista del Capodanno. Trovandosi in casa una bomba a mano, ha infatti pensato bene di aprirla con l'ausilio di una motosega. No, vabbè. Aspetta, fammi capire un attimo. Ti sei trovato una granata in casa e tu hai pensato che a tagliarla con una motosega? Io non oso immaginare in quanti pezzi l'abbiano ritrovato dopo, perché... Però, contento lui, contenti tutti. In Brasile, un uomo impavido e ben poco avveduto era solito recarsi a lavoro in bicicletta, avendo trovato una scorciatoia fantastica, tagliare la pista dell'aeroporto, nelle vicinanze di San Paolo. Un rischio calcolato, direbbe qualcuno, ma ditelo al poveretto che è morto schiacciato da un aereo in fase d'atterraccio. Effettivamente questa merita meno del terrorista là, però ammetto che effettivamente anche qui dell'idiozia abbondante c'è. Una domanda. Anche due. Ma le basi dei tralicci della corrente trasportano corrente? Le basi? Se no, come è possibile dato che sono di materiale conduttivo? Scusa il messaggio lungo. Qui si entra in elettromagnetismo ed è una roba abbastanza complicata. Si entra in discorsi di differenza di potenziale, robe varie. Ed è una roba un po' lunghina, patatino. Se vuoi ne parliamo meglio su TikTok, perché è una roba... L'elettromagnetismo è un po' un calcio dritto nelle palle da spiegare in maniera semplice. Grazie per il cheer. Allora, passiamo un attimo... c'è il video di Marri, cucinare con Bruno Barbieri. Sarò sincero, mi ha messo curiosità. Non so come sia sto video, se è una rottura di palle e poi cambiamo, vediamo. Sono curioso di com'è. Il multiverso. Il multiverso è un concetto di cui conosciamo spaventosamente. Ah, io chiamo Marri. È bellissimo e noioso, decidetevi. Aspettavo... Giorgio? Sì, io aspettavo una camera messa a fuoco. In ritardo il primo giorno di lezione. E già questo mi fa andare su nei giri, parto un venerdì. Ci sono, chef. Scusi il ritardo. Mi stavo un attimo cambiando. Ho optato per questa mise, che è la stessa dell'altro video, ma voi, diciamo, farete finta che è una mise diversa e che non mi sono sporcato di sugo. Sono pronto, chef. Nelle tue mani, nelle sue mani, nelle vostre mani. Ti potrei dire del vossia, come si usa dalle... Del vossia? Parti. La se tattica è non idea. Farlo parlare in modo tale che non Andre, posso... Andre, la migliore è quella dei due tipi che vanno a pesca, lanciano una dinamite, il cane la va a prendere e la riporta al padrone, poi lui casca nel fiume e poi per lo aiutarlo lo conosco, lo conosco, è bellissima quella. Cile finendo per morire. Ma se ne ci fatino, la conosco. Non sa mai aprire questa Mortal Box, non iniziamo mai così. Io lo già posso. Dave, esattamente. Vogliamo spiegare. Sai che cos'è com'è questo? Com'è possibile che aprono un video sul mio canale e c'è Barbieri? Oh, no. Sai che cos'è diciamo, questo? Cos'è? Che cos'è? Ma tu lo sai quanti ne ho avuti rotti sopra da mia madre sulla schiena questi? Allora lo prendo il ferro. Il ferro forse sì, adesso è più... Questo che è un po' più pesante. Sì, il modello Maxi. Minchia, questo è bello massello. Allora, oggi sei a lezione da Bruno Barbieri. Non vedevo l'ora. Dio, adoro questi momenti. Adoro! Io veramente pure non vedevo l'ora. Cioè, perché sono quei momenti che io, dopo una settimana di lavoro, di stress totale, quando arrivo alle mie lezioni, quando arrivano personaggi famosi, perché io lavoro solo con i personaggi famosi, giusto? Giusto o no? Oh,
Comunque... tutta TV per te, cioè, oh, porca droga. Sa di casa, sa di casa però. Appena faccio così, lo tira. Cioè. Ma questo è... Cioè, non è che sta normale. Questa è la deformazione professionale di ogni palestrato. Uno lo tocca qua, io solo ho appoggiato le mani così e si è visto subito che ha fatto... si è gonfiato. Ma chef, è come quando ti chiedono di fare, non lo so, una pasta a caso, un aioli e peperoncino e tu ci metti il lardo, 7 kg d'aglio, 20 litri d'olio. Cioè, capito? Quello è Giorgione, Mario, non ti confondere. Quello è Giorgione. Sara, grazie per i nuovi. È una deformazione professionale, quindi appena tu... subito in tensione. Ok, bene. Che cazzo sto dicendo, Mario? Come vedi qua... Cosa abbiamo qua, chef? Allora, lo decido io. Mortal Box. Comunque, porca troia, fa malissimo sto minchia di cucchiaio, vabbè. Ma dai, cazzo. Ma perché è tutta acqua, chef? Mi divertirò oggi da morire. Ma io so pure. Che mi state divertendo pure voi quando ogni volta che faccio così... Voi mi dà, se fuori verrà un ematoma sulla spalla. Dai. Poi succede una cosa bellissima. A fine video mi tolgo la camicia e faccio tipo martire. Vediamo quanti tatuaggi mi sono fatto. Io voglio essere chiaro. Non è che io sono qui e meno la gente. Ogni volta che lui fa un errore o sbaglia qualcosa è una... Gli faccio esplodere una mina anti-uomo sotto al culo. La pacca. Ok. Antonino le dà con le mani. Io siccome non ce la faccio con le mani lo do con questo. Così. Meno male che non c'è cannavacciuolo, perché una sberla era peggio di una cucchiaiata. Va bene da questa parte. Sì, anche un po' qua, perché poi facciamo magari... Facciamolo para questa bozzatura. Ok, bene, allora... Lavatrice difettosa, Hai letto cosa c'è qua? Purtroppo ho letto, io mi aspettavo una mystery box, e invece no, abbiamo una mortal... Hello everyone, I'm here to tell you the truth. Al box. È la tua fine. Perché mi piace anche un po' minare... Ah, Maria Sofia! Che che glutei li faccio. Oh, sai che quando menavo Antonino, lo menavo qua. Minchia, qua. Nel fiato. Ah! Sì, vabbè, ma è una mutilazione, sta roba. È proprio un professionista. Minchia, qua manco mia madre me le dava qua. Qua proprio, cioè, top punto per demolire una persona. Cioè, io non ce la posso fare. Allora, cosa ti aspetti di trovare qua dentro? Allora, io sono sicuro. Vediamo già un live. Sicuro che tu mi hai messo il pesce, che io so fare tutto. Non è che il pesce non lo so fare, ma non lo so spilettare come la quaglia. Questa è una citazione per pochi. Quindi secondo me c'è del pesce. E poi non lo so perché hai iniziato a mettere cose e non finivi più. Se ti davo altri 20 minuti, il suo coso diventava alto così. Quindi vediamo. 3, 2, 1. Apri. Allora. C'è del dodo, cosa c'è? Abbiamo del basilico OGM grossissimo, del basilicone direi, basilicone. Porca troia, che cos'è quel marrone gigante? Cos'è quel bagaglio? Guarda Barbieri che si sta già preparando a dargli una botta sui reni. Che cos'è quel testicolo di elefante? Ah, bravo, bravo, perché mi sono contratto tutto, ma il collo ancora no. Mango, un bel mango maturo, tra l'altro, perché noi usiamo solo roba matura. Bello il mango, buono, mi piace un sacco. Tura, chiodi di garofano, che se posso è una spezia. Ah! Che cos'è? Un succhio di garofano. È anice stellato. Acido ialuronico. Acido ialuronico. Che cazzo dici? Datufrotico. Stecca di cannella, altra spezia inutile. Secondo me, non mi piace, chef. Dov'è che mi piace tutto? Poi abbiamo il main dish, che è un bellissimo petto d'anatra. Ma questa è una canette de Barberie o una moulard? Secondo me è palesemente una canette de Barberie, dai. Ma che cazzo di domande fai? Ah, secondo me quello che vuoi tu. No. Secondo me è una... Devi dirlo lì. Canette de Barberie. C'hai preso! Io non è che ci ho preso, io lo sapevo benissimo che ero un acne di barburio, come cazzo si dice, e non è perché ho un culo sfondato per queste cose qui, assolutamente no, chef, sono espertissimo. Allora, grande, ci hai preso, oh, non era facile. Pomodori. Beh, la tara 50-50, chef, non è che fosse proprio... Pomodori, un po' bruttini, però pomodori buonissimi. I pomodori non sono mai brutti. Sono tutti buonissimi, okay, tutti figli belli. Poi abbiamo un solo uovo, che secondo me è caduto per caso qui. Lime immancabile, perché siamo fighetti. Mela, ci dobbiamo fare con la mela, con l'anatra. È una mela, che... Una mela. Un giorno toglie il medico di torno, ma non Barbieri che bravo. Ti picchia e ti martirizziazza. Bravo. Ti martirizziazza. Con questi
4, 5, 6 ingredienti si possono fare almeno 10-15 ricette. Sì, guarda, a me ne sono venute in mente ben zero, però devo ammettere che effettivamente sì, chef, se ne possono fare almeno una quarantina. A me ne vengono in mente circa zero. Anche ma secondo me, avrei detto proprio 15. Che cosa fai? Mi prendi no. Bene? Che cosa ti viene in mente? Dai, fatti venire in mente. Guarda, ti do wow. Guarda, chef, io taglierei pomodorini, ci metterei un po' d'olio e sale, li servirei così. Poi mango e mela, macedonia, cuocio il pollo e il lime per l'acidità. Fatto, quindi una cotoletta con pomodoro e macedonia. Ha una traina agrodolce. Ma sì, cioè, oddio, volendo, grazie. Vuoi un aiutino? Sì. Allora, guarda, l'aiutino sì. Te lo do così. No. Wow. Minchia, questa è la Yu, cioè mi sono più confuso di quando sono arrivato. No, oh. Secondo me dobbiamo fare, sai cosa? Secondo me facciamo, visto che c'è anche il pok choi, visto che ho fatto finta di non saperlo, ma lo so, ho sentito poco fa che lo mettevate. Secondo me facciamo una zuppa di anatra, un ramen di anatra. No, vabbè, sei un mito, cazzo! Ogni volta che dice una cosa giusta lo vena! Bravo. Ogni volta che dici giusto mi do la botta, cazzo. Il problema è farlo. Sì, perché io tra l'altro pensavo facciamo un'anatra al solito la proprio anni 80, eh. Invece no, l'unica cosa che so fare me l'hai tolta. Grazie, chef. Ti do un altro aiutino. Sbam! Sì, per favore. Va bene? Lo so, facciamo un fondo di anatra con i ritagli dell'anatra, no. Non in questo. Cos'è un fondo di anatra? Cos'è? Questa ricetta nella prossima, perché in questa ricetta prendiamo l'anatra e la mettiamo qua, guarda, accanto alla barbiericana. Vedete anche voi? Anatra. Poi, secondo me, siccome c'è un pentolino. Ah, queste sono quelle che a casa mia non funzionavano, chef. Esatto, con questo. Non comprate queste padelle perché non pigliano sull'induzione. Poi che cazzo dici? Queste prendono sull'induzione. Che cazzo dici? Perché lei ha l'induzione di 20.000 euro. Siccome io i soldi suoi non ce li ho, tuoi, suoi, voi, essi, voi, sia. Io partirò allora, un fondo. Sì, no. No. Ma perché un fondo? Ma che cosa ne so? C'è un padello, un pentolino, un brodo. Questo ti ho fatto venire in mente che si fa un ramen. Giusto? L'ho detto giusto. Bravo. Bravo. Grazie. Poi, altro aiutino, ti do una pentola. In una pentola, vai, qua dentro non puoi cuocerci l'anatra, no? Non puoi cuocerci le uova, no? Ci cucineremo il mango, palesemente, dai, facciamo un soffritto di mango. No. Che cosa puoi fare? Pok choi. Se c'hai questo... Ma no, se c'hai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementi, che cosa ci puoi fare? Ci butto tutto cosa dentro, così mi sbrigo. Ci facciamo un coso, un sugo. Dico. Potrebbe essere un'idea. Potrebbe essere così. Un'idea. Prendi una bull. Ok. Prendi una bull. Io sarei già lì alla Fantozzi proprio. Prendi una bull. La bull è... Io sarei già lì. Che cazzo è una bull? Bene, allora adesso dobbiamo fare, te la dico facile, un'insalata di frutta. Ah, però vedi che ci avevo preso a grandi linee? Ah. No, dire bello, facciamolo. Io due coltelli in più li metterei. Sai che non siamo che finiscano. Dici, chiamo, quale uso? Cosa dobbiamo tagliare, chef? La frutta. Ma è una frutta coriacea o non coriacea? Perché coriacea non si può usare il... Sembra veramente Fantozzi. Sembra veramente Fantozzi, Marri. Perché si rovina... Marri, cos'è la punzonatura? Il filo si deve usare un coltello zigrinato. Zigrinato? Afaba. Allora, chef, però se non mi dai un input, io... Input? Questo. Io sono sicuro che non cucineremo un c***o. Perché sono 20 minuti che sto qua. Il problema è che stai facendo uno show, cioè invece di lavorare parli e basta. Lo so, chef, ma se tu non mi dai input... Questo è l'input. Porca, sempre più male, cara. Vai, taglia la frutta a cubettoni. Medio grossi, veloce. Cubettoni medio grossi. Io mi sono già perso. Cosa sono i cubettoni medio grossi? Chef, cosa fa? Tagli. Tagli, chef. Oh. Grazie per decidere. No, ti prego, mentre sei ti ho detto di togliere la pelle. Ma non lo so! La pelle, la buccia! E allora perché la togli? Tu così, deformazione professionale. Allora chiedimelo, tolgo la devo pelle. Devo togliere la pelle, chef? No, la devi lasciare. Appunto, immaginavo dalla mazzettata che ho ricevuto. Bravissimo. Se te la do forte vuol dire che hai sbagliato. Se te la do media vuol dire che sei in mezzo. Se te la do piano, se non te la do ci hai beccato. Ma non mi pare, fino adesso in realtà le sberle sono arrivate più prendendoci che...
Andre, te se non sei bravo a cucinare, sì, ma io faccio cucina spartana, io faccio cucina da trattoria, che cazzo è la bulcollana tra il mango, ma che cazzo sai cucinare quella merda lì, grazie per la sabatino. Ieri per dirò, sabato a Naomi le ho fatto un risotto alla zucca con noci e dentro c'era olio, burro, panna, formaggio, cioè Naomi ha fatto una square house di 6 mesi, però era buonissimo, nel senso, io faccio cucina spartana, io ti faccio lo spezzatino con patate, ci caccio dentro un panetto di burro e mezzo litro d'olio, che quando l'ho portato ai miei colleghi di lavoro anni fa mi avevano chiesto anche il bis perché era buonissimo, però chi cazzo sa cucinare l'anatra col mango e le altre merdate, cioè. Veramente poco faccio beccato, ma la sono presa pure. No, io cucino pesante, io cucino molto pesante, specialmente il mio ragù, è veramente tanto tamugno, buono, il mio ragù è molto buono, però è tanto tamugno, Ve lo dico. Nessuno si è mai lamentato del mio ragù alla bolognese, però è impegnativo, Quindi, però vabbè. Te la sei presa perché hai fatto una cosa giusta che era impossibile che... Ricetta, guarda, te la dico al volo. Ti fai un soffritto di carote, cipolla e sedano, ci metti olio, o puoi metterci o il grasso della pancetta, o se vuoi anche un po' di lardo, burro, lascia perdere. Dai, e di teglia di lasagne da 1,5 kg. Ti brutto, grazie. Ci metti il soffritto con olio e grasso di pancetta e fai soffriggere un po' carota, cipolla e sedano. Dopo che hai fatto soffriggere un po', ci metti 75% di macinato di bovino, vitello, che cazzo che vuoi, e il 25% di carne di maiale. Lasci soffriggere un po', ci cacci dentro il vino bianco e il vino rosso, non tantissimo, lasci andare un filino, io ci metto il pomodoro. Solitamente nel ragù alla bolognese non ci andrebbe il pomodoro, ci andrebbe il doppio o triplo concentrato, io me ne sbatto, ci metto il pomodoro, ci metti dentro la salsa di pomodoro, lo fai andare un po', poi ci cacci dentro un goccino o di latte... Goccino di latte, poco, non tanto. E poi dopo lo lasci andare per 4, 5, 6 ore se riesci, se no fai prima, però 3, 4, un goccino di latte, un ciccinino, per la... poco, e lasci andare un bel po' di ore e vai. Naturalmente, ripeto, io lo faccio tamugno perché col grasso di pancetta... l'olio, io ci vado abbastanza tappesante, quindi, però puoi anche metterci il lardo se vuoi, puoi anche metterci del lardo se preferisci, oppure puoi metterci il grasso di pancetta e il lardo, però lì lasci andare, sì, la salsiccia ne metti un po', carne di maiale, salsiccia, robe varie, il tuo micro cervellino potessi arrivare lì, lo chef già mi ha inquadrato bene, ci siamo capiti, vai, dai, vai, chef. Ragù alla bolognese, sì, deve essere grasso, perché se non è grasso, non è questo, appunto. Ho detto, ma perché questo? A cubettoni, non cubettone, un attimo, lo devo fare a cubettone. Perché il ragù va lasciato andare a fuoco così, basso, taglialo così, a cubettoni. Secondo me uno, due, tre. Ho capito, c'è cubettoni, c'è decida. Cubettoni sono cubettoni. Cubettoni, la parte migliore dei filetti. Ma va a cacare. Così. Pezzoni, pezzoni. Chiamalo come cavolo ti pare, cubettoni, pezzoni, come vuoi. Ma quante volte. Ma può cambiare punto, se non c'è punto, si sta andando in cancrena quella parte. Bravo, così basta. Basta, basta, basta. Poi, basta. Pomodoro, in 4. Si rovina il coltello, io te lo dico. Quello è un coltello giapponese per verdure. Ah, ora ho scoperto una cosa, hai visto? Come lo vuoi tagliato? In 4, ok. Ancora metà. Ok, bravo, così. Metti dentro. Poi ci mettiamo mango. Mettiamoci un po' di mango, va. Lo sai che il mango... Cosa c'è dentro al mango? Il mango. Non lo so, il nocciolo, il mango, che cazzo? Ci sarà... nocciolo. Tu lo sai cosa c'è dentro il mango? Mango io. Lo sto prendendo. Mango io. Lo tipo, non lo so come lo sto prendendo. Così, lo sto svitando. Tipo avocado l'ho aperto. Ma che cos'è questo? Non la mettiamo da parte, guarda, la parte così con la mystery box all'interno del mango la mettiamo da parte, noi lavoriamo su questa. C'è un problema, che dovevi pelarlo prima. Cazzo, chef, RR. Che stronzo, ma perché non gliel'ho detto prima? Ragione, scusi, non, scusami, scusa, scusa. Allora, taglielo a lungo. Tipo avocado, è arrivato a questo punto e poi lo scubettiamo. Dai, vai. Che già si è rotto le scatole lo chef, però è talmente maturo che sto bucando anche la buccia, quindi tutto questo lavoro... Esatto, chiaro. Questo sugo. C'ho voglia di mango? Un po' che non mangio un bel mango. Mettilo lì dentro. Non devi spremerlo.
Però deve finire questo gioco del trabocchetto che mi fai cadere in tentazione. In questo momento tu che cosa stai facendo? Dovrebbe venire, sei venuto un'idea. Sì, secondo me, sai che cosa stiamo facendo, chef? Una Macedonia, a me viene in mente un dessert, non è che... Puoi alzare la qualità del video, porca troia, è a 1080, la metto a 1440. Stiamo facendo un'insalata rinfrescante, che si usa sempre in cucina, rinfrescare, pulire il palato. Però effettivamente con un ramen, ce ne mettiamo di lato. Che cosa c'entra con un ramen? Appunto, io non glielo voglio dire, chef, ma tu me lo sai. Era l'insalata era per dirti che dovevi tagliare tutta la frutta e la verdura. Poi la devi... Me la mangio mentre il ramen... Mica, è tutto sfocato sto video, posso dire, però l'hanno fatto tutto sfocato. Cioè, metà delle inquadrature sono sfocate, mango cazzo. Mango cazzo. Si cuoce? Non lo so. Merenda, non ho fatto merenda, chef. Io t'ammazzo. Faccio... Che cosa ci devo fare? Ma poi l'insalata con i pomodori, frutta e pomodori. Mettici anche una cipolla. Mettici anche una cipolla, sì. Ma chi stiamo combinando? Io non l'avevo l'aglio capito. L'hai messo? No, perché me l'hai detto, ma ha detto voi. No, ci va l'aglio. Guarda però, chef, guarda che cosa faccio con la... No! No, dai, una cosa che so fare non me la fai fare. No, taglia a cubettini. Che palle questi cubettini. Faccio più larghi. Io faccio solo un taglio in mezzo. Ma Tatri, grazie per avermi fatto la stampa, Latino. Basta, 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 basta. Butto dentro? Dai. Ma sei sicuro? Basta, quella lì. Questa è... Quello secondo me o lo frulli o ci fai un sugo con l'anatra, lo metti nell'albo. Tirala. Te metti qua gli scarti. Ok, ma un pezzo di lardo non glielo dobbiamo mettere, chef. No, dopo magari. Io gliel'avrei messo. Allora, metti dello zucchero. Ah, famoso zucchero che non ci va nella metti salsa. Metti con un cucchiaio. Mi sta venendo il cucchiaio. Ma con le mani uno sente, sa, capisce. Metti. Quanto ne vuole. Mettile. Vuoi. Quanto ne vuole. Mettile. Oh, sembri mia madre. Mia madre lo mette bene. Porca tro... Cos'è così? Paolo, grazie per i quattro, Valentino. Che cos'è così? Così si sparge in maniera omogenea, no? Ma poi lo spargi dopo, però, Barry, effettivamente, scusa, ha ragione lui. Ma che stiamo facendo, chef? Io non l'ho capito ancora. Metti del sale. Mettiamo del sale. Quale vuoi? Fior di sale, fior di sale. Ah, fior di sale. Sale Maldon. Dobbiamo fare i fighetti. Questo però così. Ok, ma non tanto, Basta. Poi metti dell'aceto di lamponi. Chi? No, ragazzi, queste cose non so neanche che cazzo sono. Che cos'è l'aceto di lamponi? Non sapevo nemmeno esistesse l'aceto di lamponi. Merda, ok, forse... Allora, devo ricordarmi, se faccio un video con Barbieri, non dirgli che non so che cos'è l'aceto di lamponi. Mi ha fatto male il culo a me quando ho preso la pacca. Metti l'aceto di lamponi, certo, lo uso sempre, guardi. La mattina io ho latte, caffè, aceto di lamponi con biscottino Pucci. Una meraviglia. Shari, grazie per il 18, ma... L'aceto di lamponi, porca miseria, porca miseria, porca miseria. Quanto ne vuole, vuoi? Voi non lo sapete, ma qua sta iniziando a pulsare. Sta facendo sento un anice stellato. Questa detto di... anche chiodo di garofano. Un po' di cannella. Un po' di cannella. E questa come gliela metto? A pezzo. Così, un pezzettino dentro. Cardomomo ne abbiamo? Non credo, chef. Allora metti due pepe in grani. Abbiamo del cardomomo. Grattaci un po' di noce moscata. Veloce, dai. In grani. Due pepe in grani, un po' di noce moscata. Due pepe in grani. Non ho ancora capito cosa stiamo facendo, però lo scopriremo, spero. Quando scoprirai... Cosa stiamo facendo? Cosa stiamo facendo, la storia di questo piatto qui. Poi... Ma infatti, ecco, la mia domanda era questa. Ma è una ricetta che abbiamo già fatto o la stiamo improvvisando? Perché secondo me la stiamo improvvisando. Bello questo, quando meno me l'aspetto. Professionista. Quanto? Io sto andando a oltranza. Vai, vai. Gira, mescola. L'aglio l'hai messo? Secondo me la dovremmo anche smettere con quest'aglio. Lo mettiamo veramente un po' ovunque, chef. Con l'aglio non si... smette mai. Non si smette mai, va bene. Aglio, cipolla, un mappazzone mi verrebbe da dire. Però, così, Non dire allo chef che è un mappazzone, scusami. Adesso ti arriva nel naso il cucchiaio. Come si dice a Bologna, a me è tamaz. Non sono bolognese. No, è tamaz. Ma credo di aver capito. Adesso prendi una grattugia che è qua sotto. Sì, ecco, l'avevo già vista, chef. Ci gratti un po' di buccia di lime. Non trattato questo. Traduzione, ma io t'ammazzo. Ma è t'ammazzo. Cioè, vuol dire, ma io t'ammazzo. Sì, Ma anche trattato, vabbè. Mescola il tutto. Bene. Poi peli a vivo il lime. No, forse ci sono arrivato. Cosa stiamo facendo? Cosa? Lo dico. Dica. Facendo un chutney. Oh, meno male. Non so che cos'è un chutney, ragazzi. Ammetto, non so cosa sia un chutney. No, non hai capito. Non è sfocato per la grafica. È sfocato perché il video è sfocato. L'hanno fatto loro tutto sfocato il video. Non è sfocato per la grafica.
Quanto è triste farsi partire l'applauso da solo, che vita sfigata dal tuo saggio. Un bel chutney, non ho mai fatto un chutney in vita mia, chef. Io non so, ragazzi, io non so cos'è il chutney. Bravo, questo lo sai. Sembra l'evoluzione tramite pietra solare di Charmander, non so che cos'è. Che si fa il giorno prima. Certo. Poi chiaramente noi lo facciamo adesso. Allora, fai un po' di ripulisti qua. Pela vivo il lime, butta tutto qua dentro. Guarda qua. Oddio, pela vivo. Vai, pela vivo il lime. Sì, l'ho capito. Pela vivo il lime. Sei vivo? Sì! Non so che cazzo. Cioè, un secondo, non è che se me lo dici di più volte. Mi sta scappando. Pela vivo il lime. Non so che cosa significa pela vivo il lime. Che morire. Ah, lo taglio a metà forse, chef. Ce lo taglio a metà? No. Se lo taglio a metà ti trancio un braccio. Che devo fare, chef? Me lo fai che dici dica. Allora. Dai, l'ho capito, lo capito, è tipo come si fa con l'arancia che si prende lo spicchio senza... ma come faccio su un rapo? Tradotto, come faccio se non lo apro? Che sacco devi aprire? Il lime! Come lo prego? Come lo estraggo? Oh, io ti do una coltellata. Ho detto pelato a vivo. Che cosa vuol dire? Io mi metto vuol dire parte, chef. Che fai così. E allora, così. Visto che c'era da aprirlo... Lorenz, grazie per l'invito. Ci sarà un motivo se lei c'ha, se tu voi essi avete 7 stelle Michelin e io ho una forchetta di cartone. Non è vero, non è nemmeno quella comunque. Ora devo incocciare. Guarda, no, lascialo come cazzo era. Come faccio a prendere lo spicchio? Ah, devo continuare. Tutto lo devi fare, mannaggia. Cosa fai? Mannaggia la madonna, li stavo uscendo. Ma pelo vivo. Posso dirti una cosa? Sì. Ti insegno a fare una roba. Il limone è fatto a barilotto così, giusto? Mm-hmm. Quindi tu... non devi tagliare, giuppare e lasciarne mezzo centimetro qua. Sì. Devi andare così e seguire il barilotto. Così. Si fa così. Si fa così. Ok? Dopo che l'hai pulito e tranciato la metà... Vabbè, quella parte la mettiamo a non fa... Taglialo in quattro. Come on. Quindi non dobbiamo prendere... Vabbè, in quattro... Butta dentro. Mescola tutto bene. Rimischiamo di nuovo. La ricetta più lunga del mondo. Vai. Sì. Metti qua. Vai così. Ma poi a fine ricetta ce l'abbiamo già pronto da... Tra l'altro, ora che ci penso, potremmo anche vedere ogni tanto anche noi le ricette di Vito con i suoi. Che anche lui è bolognese, fa le ricette bolognese, quelle tammugne, la cotoletta, la bolognese, anche lui. Non come quelle di Giorgione, però. La far uscire come la Clerici. No, ma che calma. Minchia, manco come la Clerici, chef. Siamo peggio della Clerici. Cosa stanno cucinando? Non ne ho idea. Io non so che cazzo stanno facendo. Io sto guardando con sommo interesse e fascino, ma non ho idea di che cazzo stiamo facendo. Qua. Pulisci dappertutto. La prossima volta vado alla Clerici. Oddio. No, No. Allora. Se non t'ha ammassato tua mamma da piccolo, t'ammasso io. Cosa cazzo? C'ha un dono lei, chef. Cioè, riesce a picchiarmi proprio nel momento in cui sono più vulnerabile. Tipo in un videogioco che devi aspettare il momento in cui sono più vulnerabile. Dai, lavora bene, lavora bene. Sì, dai. Basta. Oh. Questo è su, prendi un cucchiaio di legno. Ci sta picchiando lei. Allora, si gira solo una volta. Piano, così, poi fai così. Sì, e si lascia. E si lascia andare. Bene, pulisci bene qua. Puliamo, sì. Questo lo mettiamo qua, il pomodoro superstite. Quello faremo tipo. Ma abbiamo salvato un pomodoro. Abbiamo salvato un pomodoro perché non ce ne fotte un amico pomodoro. Lei già era il mio giudice più simpatico, ma adesso ancora di più. Ok, allora, dobbiamo prendere la canard. L'Elisabetta? Elisabetta Canar, che cos'è la per piatti principali. È tipo un pesto a base di spezie, verdure e o frutta. Ma io che cazzo ne sapevo. Scusa, grazie per il cinepatino. Alvaro, grazie per l'anno, Valentino. Che cazzo è la Canar? La Canar. La Canar. L'anatra. Ma di anatra, ma scusa. Cazzo, conoscendo i vocaboli. Tirati su i pomodori. Ma di anatra, scusa, che cazzo è la canale? Tu lo sai che il lessico in cucina è francese? È importante, sì, perché francese. Hanno sta cosa. Non primato. È passami l'anatra, passami la canale. La canale. Mi è stata preincisa. Togli il filetto. Usa un coltello da carne, non da ma verdura. Ma è uguale, i giapponesi fanno tutte cose in uno, chef. Quando mai? Questo. Devi anche imparare a usare i coltelli. Sarà questo? No? No, questo lo riposiamo, guardi, non, come se non ha visto niente. Questo non è possibile perché è per il pesce. Quello per il pesce? Se vuoi, ma se vuoi... No, mi sa che quello è per la carne, sai? Che no, anche per la carne. Se, sarà questo? Mi sa che quello è per la carne. Perché questo è per il pesce e questo è per la carne? Perché vedi che questo non flette. E quindi non può essere per il pesce. Buonasera Papere e buonasera Andrea. Premetto che abito in Piemonte. I colleghi mi stanno chiedendo se stessi frequentando qualcuno di Bologna perché ogni tanto mi esce la tua cadenza. Soz. Soz, degli di sì. Cioè questo lo stilettiamo. Vedo che
Mera, quante botte di sta, grazie per il Cina. Ercina Town, grazie per i 4, Valentino. Mera, quante smerle. Che comunque, oh, tra parentesi, guarda che io questa cosa non la sapevo, me l'ha raccontata. Ma uno deve essere Piero Angela per fare un piatto. Di più, proprio c'è Steven Hawking, grazie per il Cina. Io questa cosa me l'ha raccontata dei miei conoscenti al sud, mi hanno detto che le bolognesi sono famose per fare dei pompini fatti benissimo. Io questa cosa non lo sapevo, non ne avevo idea, io non ero a conoscenza di questa cosa qui, ma hanno detto... Ma com'è che io abito a Bologna e questa cosa non la sapevo? Cioè, com'è che questa cosa è diffusa dappertutto tranne che nella mia città? Io non la conoscevo questa leggenda metropolitana, non avevo idea. Quindi... Tanto. Non avrei mai pensato di soffrire così tanto. Allora, okay, adesso filetto devi lo togliamo. Pulire tutto. Allora, para qua. Trimmiamola. Cosa vuol dire Ciao Andrea, succhiamelo vuol dire. Ti ringrazio perché averti conosciuto su YouTube. Guardando i tuoi video e ora le tue live mi hai rallegrato le giornate post lavoro. Grazie per il cinema, Tilo, che carino. Pensavo si dicesse in maniera... Lavora bene. Togli questa parte di nervatura e di pelle superflua. Usa la punta, vai di punta. E un attimo, chef, devo girare l'anatra. Di punta! Sta venendo un embolo a barbiere. Chef, un secondo. Cioè, ma di punta. Non è che è facile lavorare con un cecchino. Con un... Di punta vuol dire così. Ma così ha buttato mezz'anatra, chef. Ma ho buttato tua sorella. Non una sorella, ma se l'avessi la farei buttare a chef barbiere. Questa, perché cosa ci vuole? Questa qui non la butti via. Dopo questa ci facciamo un del fondo. Un fondo. E allora svegliati. Bruno. Svegliati. Fondo Bruno, tra l'altro. Svegliati. Mi sveglio, chef. Sono svegliati. Qui. Ma io non... Svegliati. Non sono brigata. Embolia sta succedendo. Ma quanto sarei durato, chef? Ma perché non mi prende a lavorare con lei, chef? Non io saresti neanche entrato per i video. Com'è? Non saresti neanche entrato. Vabbè, così però mi sta ferendo, chef. Bene, adesso bene. Bene. Devi... Allora, dipende cosa ci deve fare, chef. La dobbiamo... Cosa ci dobbiamo fare con quest'anatra, con questa canard? Dobbiamo tagliare dei tranci. Ok, quindi la tranciamo. Tanto, grazie allora, per prima dieci, cosa cosa fai? Cambio coltello. No. No, prendiamo... Sta andando in crisi mistica anche Barry. Cambio coltello. Perché? Andando in crisi. Questo coltello. Non lo so, chef, che cosa vogliamo fare? La giriamo finché non mi viene l'ispirazione. La flippiamo su se stessa finché non si cuoce dal calore del legno. Se facciamo un chutney e lo presentiamo in questo piatto qua, quindi la carne come andrà fatta? Scaloppata sopra. Non però so, quello... Cos'è scaloppata? I ragazzi non conoscono. Ogni cosa che dico non va bene. Ah, mi picchi. La finiamo qua sta video. Perché scaloppata sopra? Dopo come fai a mangiarla se è brodosa? Scaloppata. Minchia, questa è un'ottima idea. Questa quindi è un'ottima intuizione. Va a... Cubetti anche questo. Ah, tritata, frullata. Ma che schifo, l'altra frullata. In osmosi con le... Io... Che devo fare? L'altra frullata. Che ne so, veramente, se non cioè, qui nessuno che sa niente. Se non ti ha ammazzato tua mamma, quando sei nato, ti ammazzo io. Però facciamo un invidio che c'ho il clickbait. Allora, ai! Vai, taglia l'anatra, vai, come on. Ancora non ha detto che lo stai... A cubettoni! A cubettoni! Mi ha portato male! No, come la tagli? Io voglio un programma con Murri e barbieri che cucinano. Oh, guarda, ora la prende lui e la taglia uguale. L'ha incisa, cazzo. L'hai rovinata. Chef! Cubettoni bo... Chef! Ognuno saranno diversi dai palermitani, allora. Ormai non ci pianga su. Ormai è latte versato, anatra tagliata. Così, chef, se lei mi avesse detto incidi la pelle per fare una maillard, io l'avrei fatta. Le cose le so, però si mi sta facendo fare... Io non lo metterei l'olio. Io si mi sta facendo fare la figura dello stupido. Un bel pezzo di lardo, secondo me, era proprio la morte sua con l'anatra. Mettiamo due, allora. Mettiamo le due. Dica la verità, si è divertito così tanto con Caressa. Ma quando mai? Dai, taglia la cubetti, dai. Oh, io ti giuro che non so che cosa stai a fare. Ma perché hai inciso la pelle? Ormai l'hai rovinata. Perché hai inciso la pelle? Ma come la stavo tagliando? Perché adesso... Se non si arriccia, se no non penetra il calore. Cubetto, non sto capendo niente, lo giuro. Fai dei cubetti così. Ok. Come on. Come on, è diventato inglese. No, troppo piccolo! Ti faccio un complimento! Il petto non c'era, il petto è faccio un complimento perché l'hai tagliata perfettamente. Oh, bravo! Bravo! Mettiamo la carne dalla parte della pelle per fare una bella maillard. No, questa è però da carne il coltello, chef.
Non lo so, io... Hai ragione. Magari se l'era scordato. Hai ragione. Carne. Carne! No, 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 no. Che cosa fai? Vabbè, no, la stavo solo prendendo. E poi la metto... Mi è andata l'acqua nel naso! Quel che cazzo fai? Mi ha fatto andare l'acqua nel naso, cazzo, stavo che fastidio! Ok, su così. Falla andare. Questo lo lasciamo qua da una parte. Chutney pronto? No, il chutney non è pronto. Prenditi questa e gira. Ci siamo? Va. Più o meno. Ben dorata la devo girare, eh? Solo bella dorata! E allora un altro po', chef. Io giro, chef. Oh, se la bruci mi incazzo, eh. Te lo dico subito, guarda, ben se la bruci... Dorata, e ben dorata l'avrà. Guardi qua. Bene, guarda, dai, vai, vai, vai. Che ho fatto, chef. Girala sempre, girala, giro, girala. Giro, giro, un attimo. Girala bene lì. Dai, fai anche questo uovo intanto. Poi mentre fai... Beh, l'uovo che cazzo serve? L'uovo, e giri questa, devi cuocere questa. L'uovo come lo vuole fatto? All'occhio di bue, chef. All'occhio di bue, ma lo devi girare subito. All'occhio di bue non si gira l'uovo, chef. Che vuol dire? Mi piace perché c'è questa... C'è talmente tanta connessione tra noi due che io praticamente faccio le domande e lei non mi risponde, però... Dai, giralo con questa. Ma come... Che vuol dire giralo? Giralo! Ma l'occhio di bue non si gira! Giralo! Gira, ora lo rompo. E prima è cotto l'occhio di bue e poi lo devi girare, cazzo! Ma devi girare anche questo che si sta bruciando! Muoviti! Ma se le togli gli strumenti, però! Che casino sta succedendo? Cioè, giralo, è... giralo! Allora mi faccio un salto mortale su me stesso! Lo devi rompere, girarlo, romperlo, girarlo! Romperlo, girarlo! Ma che vuol dire romperlo, girarlo? Così, basta, basta, basta! Muratore con la spatola e la cazzuola, guardalo, sta mischiando la malta per cementificare i palazzi. Porca troia, una cazzuola. Basta, 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 basta. Così, poco cotto. Guardi, 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 guardi che mi ha fatto cose. Tutte cose. Giralo bene, dai. Ok, me ci siamo, chef. Dove ci siamo? Cioè, secondo me è pronta, no? No. Aspetti, faccio il metodo. Come la vuole, ben cotta o media? Vabbè. Bello, bello. Guarda, guarda, guarda che quale faccio. Vabbè. Ma te l'ho fatta. Bello, bello. Ci siamo? Sì. Avevi salato l'anatra? Sì, lei l'ha salata. Via qua. Ora. Io ho messo dello zucchero adesso. Ho detto il sale se l'hai messo. No, il sale no. Mettiamo un po' di... Ah, per caramellizzarla. Sempre meno risposte, poivre, sempre più poivre, 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 poivre. Cosa, cos'è poivre, poivre? Quindi stiamo caramellando quest'anatra. Ok, guarda che meraviglia. Bellissimo. Abbiamo della soia, vai con un po' di soia dentro. Il chutney poi va frullato, chef? Come funge? No, non va frullato. Ah, pazzo? Siamo pronti. Allora, dobbiamo impiattare. Io ancora non ho capito che cazzo stanno facendo, ragazzi, è incredibile questa cosa. Ne facciamo due. Uno mio e uno suo. Esatto. E poi vediamo qual è il più bello. Gara di impiattamento, mia, non aspettavo altro nella vita. Non è gara di impiattamento, dai. Questo lo facciamo dopo. Allora, vai. Faccio un fondo? Metti... metto? Inizio a mettere? Cosa? Barbieri, in momento Barbieri è in fase di caricamento. Input lag. No, dico, inizio a mettere il chutney come fondo? Sì, certo. Devi prima mettere un po' di brodino, vedi che c'è del sughetto lì? Vai un po', no, non senza girarlo, fallo cadere proprio al centro, ci va da solo, vedi? Bello, ancora un po' di più. Questo stato di semino qua, ho giusto giusto. Quello non è un semino. Cos'è, chef? Un semino era. Cardamomo. Cardamomo. Mai usata in vita mia, aspetta! Cardamomo! Prendi 4-5 pezzetti. Mettiamo un po' di mango, un po' di mela, un po' di lime. Senza romperlo così. E anche la posizione dell'impiattamento che fa in realtà il piatto, chef. Dobbiamo essere un te po' metti più... a 90 gradi. Un po'. No... ma così è la nouvelle cuisine. Poi guardi. Vedi che così viene da darti questa. Eppure lo sai che io 2 settimane fa ho lavorato in una vera brigata di cucina e ho fatto cagare. Però ci ho lavorato. Allora, questo io farei così, chef. Inizierei con l'anatra, da non confondere con lardo perché ormai è diventato veramente un tutt'uno. La posizionerei con la pinza. Posso? Vai, vado? Vai. Mi dà questa licenza? Ne metti 3 pezzi. Minchia, 3 pezzi. Minchia, 3! Lo facciamo pagare questo piatto, chef? 3 pezzi, 30 euro. Questo è lardo. Questo lo stavo spostando, chef. Questo è. Ok.
Però, chef, cioè... Non lo stavi spostando. Lo stavo spostando. Stavo mettendo il lardo invece che l'anatra. Ora un po' di fondo bruno. Però cambia idea ogni 5 secondi, chef. Questa che cos'è? Questo l'ha messo lei. Lei mette cose nel piatto e poi le deve impaccare a me. C'è un criterio per impiattare, diciamo, in maniera armonica? Certo che c'è. Non avevo dubbi. Che... Taglia questo. Come lo vuole tagliato, chef? Con un coltello. Non con questo. Vabbè, chef, siamo alla fine. Quanti coltelli c'ha? Spostatevi tutti. Ancora? Vabbè, la manualità di un maniscalco con l'Parkinson, ma... Ora? Basta, ho fatto tutte le diagonali! Ancora, me ne frega! Tutte le diagonali! Bravo! Sono in trans agonistica, non finisco più! No! Togli, metti, facciamo, prendiamo, buttiamo! Che devo fare? Adesso, no! Salto mortale! Prendi una forchetta... Abbiamo fatto una brunoise, potremmo dire! Guarda che bello! Io qui metterei una foglia per così di... Dai, mi prendo l'unica spezia strana che non esiste manco dalle mie parti che devo andare a trovare tre. Ci vado per esclusione. Facciamo una cosa di Masterchef, le dico tutte le spezie. Se però le dico... Basilico, io dico basilico. Tutte le spezie, facciamo un altro video intanto insieme. Quelle sono erbe aromatiche, non sono spezie. Vabbè, uguale. Salvia, origano, menta, prezzemolo, timo. Non mi ricordo, ci torno dopo. Basilico... Io dico basilico. Vabbè, vieni qua. Però quasi tutti, chef, lo faccio uguale. Allora, mettiti così, guarda. Aspetta, così. No, nella colonna vertebrale no, che rimango paralizzato, chef. Così. Mi sono rotto un femore a gennaio, chef. Questo è rosmarino. Rosmarino, ho detto giusto. Hai detto origano. Ma quando mai? Ho detto origano. Ma e questa è maggiorana. Maggiorana, ma che cosa la maggiorana? Quella mi... Menta. Così. Un po' di adesso... soia, chef. Ah, vai, su, okay. Solo sulla carne. Vado io? Vai. Io sparo, non lo so. Guardi che delicatezza, chef. Cioè. Dai. Piatto terminato. Devo dire una cosa a tutto il tuo pubblico. Dopo questa meravigliosa giornata, questa meravigliosa lezione di cucina, è diventato uno chef. Bravo, applausi, grazie. Uno chef è diventato più un paralitico con svariati ematomi su tutto il dorso, ma... Ti buberi te. Merda, è rossissimo! Bravo, applausi, grazie. Ti buberi te. Merda, guarda, è viola! Merda, ma che botte gli ha dato! Porcaccio, lo viola, chef! Ma tutto bene? Ridendo e scherzando, anzi in questo caso ridendo e sterminando, siamo comunque riusciti a fare una ricetta con i contro C. Ma adesso cosa resta da fare, chef? Andiamo a mangiare? Assaggiamo, direi. Dopo tutta sta fatica e sto dolore. Tre pezzi di anatra, tre tra l'altro, minchia. Attimo, no. Chef, nome del piatto. Minchia, nome del piatto. Allora, ne ho due. Il mio uccello sulla frutta. Chef, chiamiamolo così, minchia. Oh, ma guardi, allora, ora che c'ero andato vicino comunque. Minchia, oppure o l'anatra addolorata o lo stacco è male. Io la chiamerei lo stacco è male, chef. È arrivato il momento dell'assaggio. Dopo tanta sofferenza, finalmente si mangia. 9, vai, proprio così. C'è curiosità nell'aria. Così. Facciamo bene. Le devo dire che è buono. Non che avessi dubbi, ovviamente, chef. Vai, però... assaggialo così. Mm. Guarda, fatti così. Vai. Super. Buono, no? Complimenti, chef. Super. Buono, grazie. Buono, grazie, Murri. Grazie a tutti quanti voi. Se non avete visto ancora il video sul canale dello chef Bruno Barbieri, lo trovate nel link in descrizione. Anche lì abbiamo fatto fuoco e fiamme. Un po' meno di qua, per fortuna. Che altrimenti non sarei qui sulle mie gambe. Sta arrivando un cadeau per me. Un cadeau, chef. Caro amico, anche tu dovrai portare questa. Guarda. Magari non stasera, però voglio vedere... No, ma non questa roba qui, voglio vedere dov'è... Giorgia, grazie per i sub, Valentina, grazie mille per i sub. Volevo vedere dov'era... Vediamo quello di... ma devo capire dov'è. Devo capire dov'è e... Devo trovarlo, sennò... Dov'è che sta? In descrizione. Ah, ok, deve essere questo qua. Se guardiamo solo all'Italia, invece per un euro investito ci tornavano 10 euro, quindi è stato... Vabbè, 20 minuti, dai. Neanche tanto, pensavo più lungo. Pasta, aglio, olio e peperoncino, ovviamente non potete. Ma Bruno Barbieri sì, che esordisce così dall'oggi al domani con uno spaghetto aglio, olio e peperoncino. Si fa
così e totalizza dall'oggi al domani. Adesso ho capito perché l'ha menato prima. Adesso ho capito perché l'ha menato, perché l'ha preso per il culo nel video. Antonexi, grazie per i 19. Andiamo a vedere allora che cosa avrà di particolare questa aioli peperoncino. Ci sarà sicuramente l'inghippo. Per quanto possa, diciamo, modificarla, il buon Brown è sempre un aioli peperoncino. Quindi faremo una velocissima reaction per vedere che cosa ci mette all'interno. E... ho un'idea, me lo chiamate per favore immediatamente. Ora ho capito perché l'ha menato. Detto fatto, sono arrivato. Ma le notti chiamato, di FNAF dove sono finite? In che senso, Malatino? Grazie per il giro. Ragazzi, volete sapere come si fa? Qui vado avanti. Pure gli occhiali. Oh no. Ah, si è preso lui gli occhiali simili per fare il pirla. Oh no. Anzi, questo è matto. Allora. Intanto piacere, chef. Ciao. Io sono il delinquente che... Ho visto. Allora, è piacere davvero conoscerti. Allora, se lei mi dà la licenza, io la giacca la toglierei, perché ho fatto lo splendido, ma sto morendo al no, suo interno. No, adesso stai con la giacca. Devi morire fino alla penso di essermelo fine. Meritato. E questa, oggi siamo qui solo per fare due cosine al volo. Io se devo fare un video, raga, lo faccio con Giorgione. Faccio io e Giorgione in cucina. Viene fuori una roba da mangiare che ne mangi una cucchiaiata e ti salta per aria una coronaria. Lo facciamo io e Giorgione. Ti faccio un video del mangiare che ti faccio detonare il buco del culo. Ma poi ho già un'idea per te. Ho già un'idea. Intanto questo possiamo buttarlo via perché in cucina non servono cacchi e telefoni. Bene, facciamo due penne all'arrabbiata? Io faccio quello che dice lei, chef. Ottimo. Oggi voglio essere proprio il suo sous chef. Ti piacerebbe? Sì, onestamente mi piacerebbe. A chi è che non piacerebbe? Adoro la Sicilia perché siete veramente... probabilmente la contaminazione che avete avuto negli anni, dai greci, a tutti quelli che sono passati da lì, dall'Africa, vi ha veramente... mi fa morire come l'ho detto, però! Veramente... dato quel quid. Sì, una marcia in più. Allora, facciamo due pennette all'arrabbiata? Allora, sì. L'acqua vuole già. Non posso morire come l'ha detto! Sto morendo, cioè, sì, non c'è problema. Una cazzata unica, ostaggiata. Fai oh, però le penne mi interessano anche a me. Come a casa tua, dai, non sì, c'è problema. Sì, grazie, chef, eccomi qua. Camicia giusta? Non ho zeccato. Ero indeciso tra un rosso corallo... che lei ogni tanto lo mette, però poi ho optato per questo, per questa non fantasia male, un po'... Non è male, blu è uno dei miei colori preferiti, è bella la fantasia. Mocassino, ovviamente. No, è giusto, chef, perché magari molti TV verità... Senti, no, vabbè, molti sotto hanno... invece. Hanno che cose, mutande. Va bene, dai, facciamo due... Per il merch come devo fare? Ah, niente, Padatino, sto facendo che chiunque mi gifti 10 sub mi può scrivere su Instagram con l'indirizzo e li mando il merch. Adesso a fine di questa settimana spedirò i primi, sto facendo così. Siete l'arrabbiata che ce le smangiucchiamo qui. Tu puoi pulire l'aglio. A me piace l'aglio nell'arrabbiata, un po' abbondante. Avevo notato, chef, che lei era per l'aglio... Sì, mi piace. Tanto voglio dire, perché cosa fai? Tu baci ancora? Guardi, no, mi chiedo. No, mi giro. Fortunatamente sia a me che a Naomi piace l'aglio, quindi di solito ammazziamo svariate orde di vampiri, ma non ci dà particolarmente fastidio, grazie al cielo. Perché, sai che non è più di moda, basta. No, anche perché dopo 10 anni di fidanzamento, cioè, secondo me... Cioè, dopo 10 anni di fidanzamento sei ancora lì che ma ci dà. Ma noi nemmeno ci salutiamo al mattino. Neanche ci salutiamo. Asia, grazie per i 4. Lo vuole... Lo vuole tolto dall'anima, chef, o glielo lasciamo l'anima a quest'aglio? Ma che rido che... Senza l'anima. Togliamolo, certo. Sì, l'anima ce l'ho già io. Allora, dai. Adesso facciamo le cose, però. Guarda con la lingua. Togliamolo, guarda... certo. Sì. Guarda qua, il fantozzi. Guarda sì, la lingua. Ce l'ho già io. Allora, dai. Adesso facciamo le cose. Sembra quasi quando vuoi far passare il filo dalla cruna ad un ago, che sei lì che fai... Però normali, eh? No, fate bene, chef. Fate bene. Perché anche perché io adesso non vorrei lanciarmi in... Allora, intanto date una mossa perché voglio dire... Un attimo, così. Cazzo stai facendo con quell'aglio, scusami? Lo sai che qui andiamo a secondi, non a minuti, non a ore. Al volo. No, dicevo, chef, che io adesso non per...
Ma sta facendo una scultura con quell'aglio, che cazzo? Diciamo imbrodarmi, ma sui primi me la cavo. Sui primi me la cavo. Oh, sei siciliano, cacchio, se non te la cavi sui primi. Conosco gente anche per fare un uovo al tegamino. Di solito quando si fanno i sughi espressi, cioè tutto al volo, sai quella roba che arrivi, non so, sei stato tutto il giorno fuori, arrivi a casa, buona, hai fame, tutto, poi magari anche la risurrezione. Teatro, oppure via, sì, con la tua ragazza. Io sempre, quando vado a teatro, una cosa veloce ho bisogno. Esattamente, di quindi... A teatro, intanto che cazzo ci va a teatro? Intanto che io butto giù la pasta, dobbiamo essere già pronti con il ragù. Sì. Ok? Butto dentro? No, intanto mi piace più fine, eh. Dai, battilo un po' di più, dai, non grosso, bravo, così. Vamo là che manico, Marri. Senti, ma come mai questa passione per la cucina? Ma guardi, chef, sarò sincero. Quella botte ho per rimorchiare, non è che ne ho altre, chef. Perché mi dai delle c***o? Fai sentire tuo nonno. No, perché io... Dammi del tu. Perché a Masterchef lei... Tu ti incazzi particolarmente se qualcuno... Molto. Si permette. A Masterchef, sai, è un... È un'altra storia. È un format. È un'altra storia. Qua siamo a casa mia, quindi facciamo quello che si fa. Va bene, certo. Allora va bene. Guarda, io in realtà da appunto più di 10 anni a questa parte faccio la triste vita del palestinese. Cos'è che ha detto? Sì, sì, vai. La triste faccio vita. La triste vita del palestrato. Quindi ah, il palestrato! Ho capito! Faccio la triste vita del palestinese. Che cazzo sta dicendo? Giantina, grazie per essere anticipatina. Quotidianità. È abbastanza schematica, no? Riso e pollo, pollo e riso, riso e riso, pollo e pollo. Però da 10 anni, appunto, stando con una catanese, mi sono rovinato e quindi ogni tanto mi diletto. Voi non vedete, ma dall'altra parte di casa mia, in soggiorno, c'è la catanese, che è lì che gli sta fumando il cervello, punto, giusto? E quindi sì, dilettandomi, vuoi non vuoi, un qualcosina l'ho imparata. Peperoncino, vai. Quale vuoi mettere? Ci vuole con l'arrabbiata. Super piccante, medio super... piccante e piccante normale. Ma super piccante, dai, così facciamo un proprio effetto. Basta, oh, quanto cacchio ne metti? Ma sei matto? Mica, Allora, salta. Come? Che ne metti? Ma sei... Che cos'è un linguaggio Klingon? Che ha detto? Sei matto? Mica, Allora, come? Sta già diventando biondo, metto il pomodoro. Capita tutti, vedi qualcosa e si parte. Scrolli, ti informi, scegli. Io ho capito scroti, io sto impazzendo, ragazzi. E voilà, ovunque ti porta la passione. Visati accanto con pagamenti digitali facili e sicuri. Io da quando sto facendo le live sono peggiorato. Io sento parole che non c'entrano un cazzo con quello del discorso. Sto peggiorando con le live. Vado dentro? Tra un po' andrò in analisi. Anche perché... Io abbasserei un po' la fiamma. Ah, abbasserei un po' la fiamma, chef. Buonasera, Re Papera. Come le va? Bene. Io bene oggi. Ho fatto un esame e l'ho passato. Domani ne devo fare un altro, quindi ti chiederei di benedirmi. La benedico ho nel nome delle papere. Ho fatto un sito da zero e spero sia bello e che vada bene. Andrai benissimo, Palatina. Grazie per il giro. Però casa tua, regole tue, dico. Però secondo me, visto che c'è l'Etna lì... Ce n'è di olio, eh? Ah, ma l'Etna ci piace. Sì, effettivamente no? Sì. Ne ha messo di olio, eh? Allora, vai di prezzemolo. Prezzemolo, sì. Prezzemolo, è qua. Ma sì, è già pulito. Ma sta troupe, chef, sono cartonati, che nessuno parla. Io sono abituato a interloquire. No, tu devi parlare solo con me. Ah, ha ragione. Diciamo subito a tutti i nostri... a tutti quelli che ci guardano, che ci vedono, che ci ascoltano, che non dobbiamo mai aggiungere... zuccheri, storie, cavari nel pomodoro, perché sennò li ammazziamo prima di cominciare, prima di diventare grandi. È il famoso puntina di cucchiaino di zucchero per l'acidità? Ma una c***a. No, ma infatti dicevo. La mia ragazza dice sempre, metti una puntina di zucchero. Ma tra l'altro non credo che lo zucchero tolga l'acidità. No, non mi pare. Puntina di zucchero, io dico, guarda che è una c***a, infatti. Il bicarbonato, se metti la puntina di zucchero la devi lasciare. Minchia, giusto? 10 anni di onorata carriera. Lo zucchero toglie l'acido? Lo zucchero reagisce con l'acido neutralizzandolo? Ma siete sicuri che la molecola dello zucchero agisce sull'acido? Io non ho mai sentito che una sostanza acida, se ci metti lo zucchero, diventa più basica, non l'avevo mai sentito. Magari è vero, Magari sono io che non mi ricordo più un cazzo di chimica, però non... Ma chef Barbieri ha detto che non può andare avanti. Beh no, fanno un po' di più. Un po' di più, un po' di più. Anche perché sai che cosa? In realtà,
la cosa più importante quando si fa un sugo all'arrabbiata sono i pomodori, devi scegliere le giusta. Beh, devono essere maturi al punto giusto, devono essere i pomodori giusti, insomma. C'è un sacco di cose, no? E io non sono assolutamente uno di quelli che va al supermercato e prende i primi pomodori in busta che trova. Anch'io! Io ne metto uno, lo prende, vaffanculo! Sono mica come la gente che bussa alle angurie per vedere se qualcuno risponde e dice è matura! Io vedo, caccio dentro, vaffanculo! No, sono d'accordo. Io chiedo che pomodori hai. Li assaggio, un per uno. Cosa metti nell'arrabbiata oltre... Chef, un pezzo di lardo mettiamo io. Cioè, ho messo... Nell'arrabbiata. Vabbè, l'abbiamo messo pure nell'aiolo e peperoncino. Quella è un'altra cosa. Io lo metterei, No, sapore. Qua no. Qua no, perché c'è il pomodoro che è rosso, che diventa cremoso. Quindi non ci va. Assolutamente. Effettivamente anch'io non avrei mai pensato il lardo nell'arrabbiata. Oh, uno può sperimentare, eh. C'è una ricetta buonissima, ragazzi, ve la consiglio. Si chiama La Pirata... Una tamugnata fuori dal mondo, ma ve la consiglio perché spacca di brutto. Praticamente è base sempre cipolla, olio, classica base di soffritto con un filino di vino bianco, eccetera, eccetera. Ci va succo di pomodoro, pancetta o guanciale, come preferite, pesto e panna. È una roba spaziale, è una roba d'un grasso e d'un unto che ti lubrifica anche il buco del culo, ma è spaziale, va sicuro che è buonissima. Lollo, grazie per i tre, Valentino, grazie per i sali. L'arrabbiata, no. Lardo nell'arrabbiata, no. Sei pazzo, sei pazzo. Intanto dove lavori pulisci, per favore. Sì, no, questo lo vuole tenuto da parte o no, chef? No, certo, lo mettiamo alla fine sopra. Allora guardi, ce l'ho sposto qua. Allora mi dai un po' del lei, un po' del tu, un po' del lei, un po' del tu, ma scusa, Come allora, va bene, do del tu, mi impegno. Allora, puoi tu, fare un'altra chef. Cosa. Sì. Intanto preparare due piatti. Da di poi ce lo mangiamo, solo lì. Scegli quelli che ti pare, ma... Ti spiego una roba. Spiegamela. Allora, devi capire che c'è il giallo della pasta. Il rosso del sugo. Quindi abbiamo cinesi comunisti che mettiamo. Yes, è tornata! Yes, è tornata! Quanto tempo! Ci sei mancata, Mutti! Quanto tempo è che non veniva a cagarsi il cazzo! Però se nessuno mi dà un piatto bianco, chef, è giusto. Allora non lo so, lo coloriamo. Che devo fare, chef? Dai, mettilo lì. Mettiamolo... Ok, le tiriamo fuori molto al dente, ok? Poi le finiamo di cuocere dentro. Poi se mi dai l'onore, tanto qua non puliamo noi, una bella spadella, sono il maestro, mi chiamano lo spadellator. Spadellator? A Palermo, spadellator. The spadellator, sono ho un polso niente male. Ok, ci siamo quasi. Ma scusa, allora, il video a metà... Allora, la tua storia, dai, che intanto... Guarda, la mia storia è molto... Guarda, avevo svariate turbe mentali, quindi ho deciso di aprirmi un canale TikTok e andare su Twitch per via delle mie patologie neuronali, quindi... Molto semplice, io ho iniziato a fare questo lavoro, diciamo, ma molti... prima di fare questo lavoro, che cosa facevi nella vita? Niente. Ciao Andrea, sai qual è il modo più efficace per togliere una gomma da masticare nei capelli? Sì, lo so, il cancro, grazie per i cipati. Non mi hai fatto niente, cioè no. È vecchia questa, Barro, grazie per i 16 cipati. Vabbè, ho studiavo, io sono anche laureato, così in? Lo dico. Ingegner- oh, non so mica lo sfocato io, con chi credo di parlare, io non so mica Blur, Io ci vivo di queste battute, sono 15 anni che le faccio. Era informatica. Purtroppo, non so nemmeno formattare un computer, ma purtroppo questo è stato il mio cruccio. Quindi sei un secchione, giusto? Di solito gli ingegneri sono tutti, sai, di quelli... E invece no, infatti... Dipende, non è vero. Io, il mio migliore amico, è ingegnere ed è un cazzone di prima. Per una triennale ci ho messo 6 anni, chef. Ed eccomi qua, proprio io. E niente, ho iniziato a fare questi video quando avevo 14 anni. Sì. Poi continua, ne ho 28. Sempre fatto questo. A 28 anni, Murri? Vi giuro che lo facevo più vecchio. Oh, ma ve lo giuro, ma sono io o io quelli della mia età li vedo più vecchi? Perché magari sono io, eh. Io quelli che alla mia età li vedo tutti più vecchi. Cioè, non so se sono io che sembro più giovane o sono io che non percepisco la mia età, capito? Magari sono io che non capto, però... Se vuoi, se no... Ci mettiamo dentro anche qualche storia drammatica, tipo...
Tu vieni da una famiglia ricca, giusto? No, veramente no. No, nel senso che se non fai un per 30 anni, scusa, cioè voglio dire, qualcuno ti allora, avrà... No, è un'ottima intuizione, chef. No, ma in realtà io verso i 18 anni ho iniziato a monetizzare con questo lavoro, ecco. Fai soldi così? Sì, detto così... Sicuro un po' brutto, no, vabbè, chef. Bravo, cioè... bravo te, oh! Il sugo sta andando, intanto. Perfetto. Quando io faccio... L'espressione perplesso di Barbieri... C'è arrabbiata, a me piace, sì. Ti spiego, come lo insegnava mia mamma, cioè vedi questo strato di olio, ci deve essere sempre, perché quando finisce l'arrabbiata sotto ci deve rimanere quell'unto sul piatto. Per la scarpetta. Esattamente, capito? No, ho notato che con l'olio tu ci vai giù bello arrabbiato, bello aggressive. Eh beh sì, l'arrabbiata l'olio ci vuole. L'aglio, il peperoncino, c'erano almeno, secondo me, quei 30-40 euro di olio. No, no, però va bene, no, ma me lo regalo, cosa, non voglio, qual è il problema? Che certo. Cosa ce ne poi qua... A noi che cazzo ce ne frega? Quando vedi che inizia a stracciarsi così, lui è pronto. Stracciarsi non so neanche cosa vuol dire. Ok. Ok, poi dopo alla fine ci metti un goccio di acqua e lui si ripiglia. Ok, quindi questo lo spostiamo un attimo. Sì. A tre quarti di cottura del... Proviamo sempre, certo. Della pasta, buttiamo dentro e andiamo. Mi piace questa ricetta perché io sto facendo... sostanzialmente, però... Questa è solo una ricettina che ci conosciamo, hai capito quella roba lì? Diciamo un'entrée. Quella dopo ti prendo sberle col cucchiaio. Una mousse bouche. Non come cazzo parli? Chef, cioè, tutti i termini suoi questi dovrebbero essere. Io a mousse bouche non l'ho mai detta. A mousse bouche, senti il bolognaio. Entrée? Bus, cioè, bus, l'autobus. No, è passato un po' di moda però questa, no? La cucina stella, che basta anche cucina sono stella. Sono molto d'accordo. Lanciamo questa roba, facciamo una crociata contro, le, contro, contro Cannavacciuolo, no, sto scherzando. Ma tu quest'anno non l'hai fatto, tu posso... Quest'anno non l'hai fatti colombe, ecco... Faccio solo i panettoni. Il panettone è buono, l'ho mangiato. Ma perché ti chiami Murri? Di cognome faccio muratore, quindi mi hanno dato però se, tipo 10 anni fa questo nomignolo, muratore Murri. Meno male che a me non danno mignoli, perché col mio cognome verrebbe fuori roba strana, eh. Però anche Giorgio va benissimo, cioè, la mia ragazza si chiama Giorgio, perché Murri sarebbe un po' tipo gioco di ruolo, cosa un po'... Lui si chiama Giorgio Muratori, porca troia, un vichingo! Ma Giorgio... Perverso, Giorgio. Allora Giorgio... Dimmi. Volevo dirti una cosa. Non mi ricordo più che cosa. Con l'Alzheimer che perché mi hai fatto andare nel pallone, cioè sono un po' così. Se vuoi parlo di meno. Chef, ma siccome... Mentre tanto la pasta la dobbiamo aspettare, quindi almeno ci conosciamo. Siccome io sono appunto 12-13 anni e faccio sto mestiere, mi sono anche un po'... Ma... Intanto quale mestiere? Perché mi pare di capire che non fa un c***o 30 anni. Adesso fai un mestiere. Scusa, eh. Mia madre sarebbe molto contenta guardando questo video. No, dicevo, ma un bodyguard... Non ci hai mai pensato? Cioè, non ti servirebbe un bel bodyguard? Guarda che ce l'ho già. È Cannavacciuolo! Ha messo TikTok, mi ha fatto troppo ridere, volevo fare un video, dopo mi sono dimenticato. Uno mi ha scritto, ma i tuoi cosa hanno detto che ti sei messo a fare lo streamer? E mi sono messo a fare lo streamer a 33 anni, che cazzo volevi che mi dicessero? Cazzo volevi che mi dicessero? C'avevo te, erano 2 anni fa, c'avevo 33 anni, cazzo volevi che mi dicessero? Anche se mi dicevano non sono d'accordo, avrei risposto sti cazzi, cioè, voglio dire, porca troia, oramai c'ho 40 anni, cazzo vuoi che mi dicessero? È qua dentro? No, non è qua dentro, perché qua dentro sono, mi ha accompagnato, ma qua dentro sono tutti di casa. Dovremmo fare, secondo me, una bella sfida di pancapiano col suo bodyguard. Però io sono... Non so se tu sei d'accordo, però secondo me questi sono i piatti della vita. 2 secondi hai fatto la salsa, butti giù una manciata di pasta, che può essere anche pasta mista, quello che è, vai, boom, la cucina. Perché tutta quella roba che... Sferificazioni, basse... Gas, grazie per i 13 minuti. A me mi fanno andare in tiro, no? Solo parzialmente da... Io non so neanche cos'è la sferificazione, non ho idea di cosa sia. D'accordo con te. Hai detto parzialmente? No, perché ho sempre questo... accanto a te, tu non lo vedi, ma c'è il tè di Masterchef, che però quando fai una cosa troppo semplice un po' si...
Però quanto è buona una buona aioli e peperoncino, una buona carbonara. Carbonara manco, perché basta, la fanno tutti. Sì. L'altro che oggi avrei voluto fare con te la carbonara, che io, tu non lo sai, ma io sono uno dei pilastri di YouTube sulla carbonara. Faccio una carbonara con i contro il buon Simone Testia. Vai. Quella che hai fatto con Caressa. Lo vedo poco convinto, Barbieri. Proprio meglio. Sì? La fai meglio tu? Allora, secondo me sì. Adesso mi dà una padellata in faccia. Ti stai preparando? Allora, prepariamo un po' di... Sto sudando... Allora, non lo so, sette camicie. Prepariamo più, un po' di pane croccante, perché... La famosa mollica atturrata. Esattamente. Pane croccante. Chef già mi odia. Metti un po' di olio. Perché cos'è il pane croccante? Se vuoi anche abbondante. Non avevo dubbi. Basta. Così, basta. Ok. Poi mettiamo dentro questo. Sì. Poi prendi dell'origano. Cosa serve? C'è dell'origano secco. Qui, Bravo. Eccolo, eccolo, eccolo. Lo cercavo fresco, ma va bene anche secco. No, fresco non va bene per fare questo lavoro. Per la no, come scarpetta, sono briciole, che cazzo scarpetti? Tostare. Poi a fine video faremo la conta di quante cose giuste ho detto e di quante c***ate invece mi sono state. Ancora? No, no, vai. Lo metti sopra? Ah beh, ci sta effettivamente, ci sta sopra. Non sono il tipo che sa stare zitto. Ci sta Questo sopra. È il momento di passare a Cop Voce. Sì, no, invece stai zitto che sono più contento. O meno che non fai come i contadini bolognesi che quando si mangia la pasta al ragù sgranocchiano le cipolle crude. Io l'ho visto fare, non ho idea. Se non io l'ho visto fare sta cosa qua, non ho idea di come cazzo facessero. Ci sono i contadini bolognesi che mangiano la pasta ragù, poi prendono le cipolline, le sgranocchiano crude, le mangiano. Io dico, madonna, che cazzo, porca troia. Devi... Ah, non mi chiedere, mangia le sgranocchia le cipolline con la pasta ragù, non mi chiedere che cazzo di alito gli viene fuori. Stare dietro a questo, sì, usa un cucchiaio di legno però. Ci penso io. Siamo quasi pronti anche con la pasta, accendo anche di qua. Mi piace, mi fai tranelli, perché ha preso il cucchiaio, stava per darmelo, usa quello di legno. Occhio che si brucia, quello lì. Ma il chef, perché tu metti tutta cosa... Piccolo crossover, Giorgione con Barbieri, come la vedi? No, no, sono due mondi troppo differenti, secondo me. A 3.000. Infatti, mi hanno detto che il tuo piano induzione consuma 11 kW. Che manco una casa intera consuma 11 Andrea, kilowatt. Grazie per dire. Una centrale nucleare lì fuori. Vai, bello tostato, un bello, po' brunch. Bello. Sì. Poi lo metti qua, viola, che porta bene. Quando è pronto, quando è bello tostato, lo metti lì. Sì, viola porta bene. Vado ancora o posso scenderlo? Posso scenderlo. Cos'è? No, via, 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 via. Adesso ci sono le parti più concitate. Si vede che siamo in silenzio e inizia... Via. Allora, vai. Posso? Via. Oh, vai piano. Doveva succedere, chef? Si è smerdato i pantaloni. Astrezzo, grazie per la salva. Tanto l'ho comprato solo per questo. 300 euro di abito solo per questo. Ti insegno una cosa, scusami. Ti insegno una cosa. Quando hai l'induzione, la padella non va tirata su. Ok? Fai così. Vedi? Io non lo faccio a casa per non graffiare il piano. Non si graffia il piano. C'è l'induzione del... si graffia. C'è l'induzione buona, non si graffia. Allora, bello, questo, così. Questo mi fa male, sai perché, chef? Perché in tutti i miei video di cucina, siccome ho capito solo all'ultimo che avevo le padelle non adatte all'induzione, dicevo, ma come cazzo è possibile? Ci stanno 30 minuti per bollire le pentole perché le padelle non erano adatte. E dire che sei un ingegnere. Sì. Piano, piano. Matti, un attimo, guarda. Un casino, cioè, guarda. Così, piano, vengono su da sole. È l'ansia della prestazione. Devi allenare a occhi chiusi e poi fai così. Lo so, a occhi chiusi eviterei. A occhi chiusi fare così effettivamente ti alleni un bel po', però non sono sicuro che ti alleni a girare la pasta. Però... Vai, occhi chiusi. A occhi chiusi, chiudi quegli occhi lì. Così. Devono girare però, vai così. Ho capito, così. Chef, già mi sono ustionato di quarto grado. Ottimo, spegniamo mi tutto. Mi sono ustionato di quarto grado. Comunque ragazzi, a casa abbiamo fatto le penne all'arrabbiata della vita. Questo praticamente, se faccio il conteggio calorico, è metà del mio fabbisogno calorico giornaliero, più o meno. Sì, però se vai in palestra hai rotto i co***i. Che due maroni. Dai, c***o, e non mangio questo, ma mangiati un pollo bollito e non rompere le palle, che io vado via con la tua fidanzata e chi si è visto. Giusto? Okay. È romagnolo, no, mi sa che è emiliano, mi sa che è delle zone intorno a Bulegna. Sì.
Sì, vuoi avere l'onore di... Io l'ho visto a Medicina, perché io c'ho gli zii che abita a Medicina, che è una città vicino a Bologna, lui mi sa che c'è il ristorante, io l'ho visto passeggiare a Medicina. Aspettare tu? Sarebbe un onore per me. Questo c'è un piccolo cucchiaio. Non volevo rompergli il cazzo, andar lì a urlarle, Chef Barbieri, facciamoci una foto! Non volevo rompergli il cazzo, quindi però... Beh, vado qua a Casareccio, no, all'impiattamento. Tanto allora, che... Casareccio sì, ma in un certo modo, no? Sì, certo, assolutamente, chef. Cioè, ma io di solito quando il piatto sbatto così... Un po' di classe. Ma sì, direi di sì. Guardi, io faccio così. Guarda, faccio così. Così. Io invece di solito sbatto così la padella, ma fa culo, però... Così. Ah, l'aglio l'abbiamo lasciato dentro a pezzettini. Ci piace, no? Ma insomma, ora l'assaggiamo, però... L'aglio così a pezzettini... Io adoro con l'aglio a pezzettini. E allora lo adoro anch'io. Certo, ok, basta. Basta, è tutta guardando per una mancina. Basta, questa... Un po' di mollica a turré. Yeah, aspetta, a fai turré? Una cosa. Beh, io tutti questi termini. Lingue, palermitano, bolognese, francese, un po' di a turré. E basta, inglese. Yeah, perché l'abbiamo detto yeah. Vado. Yeah. Poi non lo sembra vedete, anche, non l'ho mai provata con la mollica. Nessuno mi ha ricordato che il panko era la temperatura del sole, ma per il video questo è altro, per lo chef che se la ride, grazie mille chef. Tu vorrei provare. Okay, perfetto, vai. Con lei? Oh, ma non alla però, L'ho sbattuto dentro, che troia, effettivamente sembrava stesse sbattendo dell'intonaco. Ma mettilo bene, avevi impiattato da Dio. Bene, andiamo all'assaggio, vai. 3, 2, 1. Posso dire, io il formaggio ce l'avrei messo. Magari sono io che non ci capisco un cazzo, però in quella pasta io il formaggio l'avrei messo. È arrivato il nostro momento. Vaffanculo aglio, ogni volta che si fanno le patate al forno, ogni volta me lo becco sempre. A me non dispiace, grazie per decir. Dovresti puntarci di più. Minchia, buona forte. Sai il mio consiglio? Qual è? Smetti di andare in palestra, smetti di mangiare dei polli, mangiati un po' di cose buone. Che come la cucina stellata sta passando di moda, anche il fisico sta passando di moda. Sono molto d'accordo, guarda che roba. E meno male, perché allora io sono perfettamente in linea. È molto più facile rimorchiare con una buona pasta che con i muscoli non servono a niente. Posso ragazzi. Dirvi una cosa a casa, ma preferite un sessantenne o un venticinquenne messo così? O un sessantenne messo così, che c'ha delle esperienze. Vorrei giustificarmi, difendermi, ma non sono indifendibile. Cioè, guarda, 30 anni, sembro suo nonno. Giorgio, grazie di essere venuto qua con me. Grazie, chef. Di essere qua a casa mia. Però, siccome sei sulla strada giusta, perché ho notato anche che hai una discreta mano, non sei solo quel fighetto che si mette davanti a una telecamera per fare i quattrini. E dice ero lì che volevo arrivare, chef. Ok. Ero lì che volevo arrivare. Con questo imparerai a cucinare, ok? Carino, carino. Però io adesso non vorrei essere scortese, Bruno, ma io ho il libro di Giorgione là, quindi... Ecco, me l'ha regalato, adesso non so esattamente dove è andato a finire, però io non vorrei essere... Cioè, nel senso... Di rispetto, Bruno, però non volevo mancare di rispetto, però qua c'è della robina, polpettone alla ligure, voglio dire, cioè qua abbiamo della roba, fagottini con formaggi alla montana, panzotti alle erbe con salsa di noci, pappardelle con coniglio alla ligure. Cioè, io qua non mi dispiace, chef Barbieri, ma questa roba difficile da battere, io glielo dico, difficile da battere roba qui, cioè. Finisce il video. Hey. Con la dedica addirittura. Vediamo il video. Questo domani è su eBay. Molto, 2000 perché euro. Ma che lo fai? No, lo vendi? No, per dire, chef. Cucina con me. Dai. Allora, preferisci a Murri o a Giorgio? Allora, se siamo entrati in confidenza da chiamarci proprio Giorgio e Bruno, lo fai a Giorgio. Scusa, dimenticavo una cosa. La tua ragazza come si chiama? Federica.
a Federica. Ragazzi, in questo momento sta avendo un una gravidanza isterica per questa cosa. Da, va bene, in piccolino, però l'importante è esserci. Grazie mille, chef. Per te, super. Chef, l'arrabbiata l'abbiamo fatta. Hai detto che vedi qualcosa di particolare in me, un quid, ma lo vogliamo mettere in pratica questo quid? Io è una vita che sogno di essere preso proprio ammazzate da...